Sono Claudia Salvi, la coordinatrice del centro Europe Direct di Roma Innovazione Operativo presso il Formez PA. Vi ringrazio per esservi iscritti e per la partecipazione. Aspettiamo ancora qualche minuto per fare in modo che tutti i partecipanti possano entrare in aula. Ne approfitto così per darvi qualche informazione su quelle che saranno le nostre prossime attività. Per chi non ci conosce, volevo anche fare una breve presentazione di che cosa sono gli Europe Direct. Gli Europe Direct sono dei centri di informazione che svolgono essenzialmente attività di comunicazione con lo scopo di informare i cittadini su tutto ciò che riguarda l'Unione Europea, dalle politiche ai finanziamenti. È una rete di circa 500 centri in Europa. In Italia ce ne sono 40, di cui tre sono qui a Roma. Che cosa abbiamo? Noi abbiamo uno sportello informativo che appunto si trova in Viale Marx, un contact center telefonico che vedete visualizzato nella slide e poi organizziamo sia giornate informative tematiche che in presenza che online, come appunto la giornata di oggi con questo webinar. Ancora noi abbiamo un focus di informazione che si chiama europa.formez.it, appunto Focus Europa, dove trovate tutte le informazioni sul nostro centro e anche tutta l'informazione sull'Europa. In particolare abbiamo delle banche dati, come la banca dati programmi comunitari dei finanziamenti diretti 2014-2020, ma abbiamo già in linea la banca dati dei programmi comunitari che partiranno dal 2021 al 2027, tenendo presente che siamo ancora a livello di proposte e quindi di programmi che non sono stati ancora approvati, ma che lo saranno probabilmente alla fine del prossimo anno. Abbiamo ancora una banca dati interamente dedicata ai bandi. Quindi i bandi che sono relativi a tutti i finanziamenti diretti, ma ci sono anche altre opportunità, non solo quelle dei programmi comunitari. E poi abbiamo una sezione documenti dove potete trovare tutte le nostre pubblicazioni. Noi abbiamo pubblicato varie guide, la guida utile cosa fa l'Unione Europea per la salute dei suoi cittadini. Abbiamo anche un'altra guida che si chiama Come finanziare lo sport, la mobilità ciclistica e il turismo sostenibile con i fondi europei. Abbiamo pubblicato una guida sui finanziamenti europei, una guida di diciamo, quattro capitoli abbastanza corposa, che però vi dà un'idea di tutto ciò che può finanziare l'Unione Europea. E qui appunto poi abbiamo anche la guida alle fonti di informazione in Italia sui fondi europei e anche come presentare una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti dell'Unione Europea. La giornata di oggi vuole essere, qui ci sono invece i nostri riferimenti, la nostra mail, europedirect@formez.it, il nostro numero di telefono del call center, in più noi abbiamo anche un account Twitter. La giornata di oggi vuole essere, diciamo, una follow-up della campagna di promozione per andare a votare che abbiamo fatto prima delle elezioni europee e che ha avuto come risultato che oltre il 50% degli aventi diritto al voto dell'Unione Europea quest'anno ha partecipato alle elezioni europee. Si è trattata della più grande affluenza mai registrata negli ultimi 20 anni e anche il primo aumento della partecipazione dalle prime elezioni dirette del 1979. I numeri quindi segnano una crescita nei 21 paesi, con tassi pari anche a 10 punti percentuali su 7 stati membri. La crescita più alta si è avuta in Polonia, dove la partecipazione è addirittura passata dal 23 al 45%. L'Italia, diciamo, rispetto a questi dati è stato leggermente in controtendenza, con un lieve calo generalizzato della partecipazione, ma che resta comunque uno degli 8 paesi in cui più cittadini si sono recati alle urne, circa il 56%, il 56,9%. In Italia, le regioni con la maggiore affluenza sono state l'Umbria, seguita subito dall'Emilia-Romagna. Diciamo, quindi ci sembrava opportuno fare un po' una riflessione su questo che è stato il risultato delle elezioni europee e perciò abbiamo pensato di organizzare questa giornata informativa.
Quindi non voglio togliere tempo ai partecipanti e quindi vorrei lasciare subito la parola al dottor Vito Borrelli, che è il vice capo della rappresentanza dell'Unione Europea in Italia. Prego, dottor Borrelli. Molte grazie Claudia e buon pomeriggio a tutti. Volevo cominciare ringraziando proprio questa iniziativa, ringraziando il Formet per aver ideato questo momento di riflessione qualche settimana dopo questo importantissimo voto europeo, e volevo anche salutare e ringraziare gli amici del Cile che quindi collaboreranno a questo esercizio di valutazione, di assessment di quelli che sono i risultati di queste elezioni. Quantunque possa suonare un po' strano all'orecchio del pubblico italiano, io volevo cominciare con ricordare, è stato già detto da Claudia precedentemente, che comunque queste elezioni sono state fondamentalmente positive per il futuro dell'Europa. Infatti, come è stato detto, appunto il turnout, il tasso di partecipazione ha segnato un importante aumento che ha portato la percentuale dei votanti in Europa al di sopra di quel 50% che sembrava una soglia difficile da superare. Fino a qualche tempo fa abbiamo avuto una serie di elezioni, appunto, in cui la partecipazione a livello europeo era ben al di sotto di questa soglia. In queste elezioni siamo andati al 51%. Un altro elemento positivo è quello che alla fin fine le forze europeiste, che sembravano essere minacciate gravemente dal sorgere di forze sempre più presenti negli stati membri sovraniste, antisistema, anti-Europa, in realtà le forze europeiste sono restate largamente maggioritarie all'interno di questo voto europeo. E un terzo elemento, che è quello di frammentazione, che potrebbe sembrare in un primo una prima analisi con un elemento negativo, in realtà la frammentazione, quindi la rottura di quella monolitica maggioranza che per tanti anni aveva permesso una coalizione, in qualche modo una alleanza fra le due principali forze, ossia il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Democratico Europeo, viene a questo punto a essere messa in questione dalla presenza di altri partiti che hanno ottenuto un successo elettorale, come appunto i liberali, ma anche gli stessi Verdi, che quindi diventeranno in qualche modo fondamentali anche per la formazione di una maggioranza a livello parlamentare europeo. Quindi non necessariamente un male questa frammentazione, ma diciamo un risultato che può portare in qualche modo nuova linfa e varietà d'azione all'interno del Parlamento europeo. Naturalmente, come accennato, questo risultato che io definirei positivo per l'Europa non lo è in egual misura per l'Italia, in quanto già, come è stato accennato, il tasso di partecipazione in Italia invece ha subito una diminuzione rispetto alle ultime elezioni europee. E il risultato generale è decisamente e complessivamente in controcorrente rispetto a quello degli altri paesi. Mi accompagnerò nella mia presentazione a questa serie di slide che appunto comincio adesso a mostrare con un breve programma della presentazione. Parlerò brevemente dei risultati delle elezioni sia in Italia che a livello europeo. Mi soffermerò un po' sulle famiglie politiche europee e i partiti italiani fino alle elezioni, mettendo in rilievo in particolare le novità nella formazione dei gruppi politici del Parlamento europeo. Due parole sull'impatto della Brexit sulle elezioni: sappiamo che c'è questa spada di Damocle che comunque continua a pendere sul futuro destino dell'Europa, e infine concluderò con una slide che metterà in luce quelle che sono le prossime tappe di questo processo. Quindi, risultati delle elezioni in Italia, li sapete sicuramente già tutti, quindi non mi soffermerò più di tanto su questa slide. Comunque, evidentemente mettiamo in luce questa vittoria, senza dubbio, della Lega, che ha ottenuto praticamente il doppio dei voti che hanno ottenuto le ultime elezioni legislative, contrario per i 5 Stelle che invece hanno proprio dimezzato in qualche modo il bottino ottenuto
a marzo del 2018, un PD in leggera ripresa con un 22,7%, Forza Italia a 8,8%, Fratelli d'Italia 6,4%, e abbiamo tenuto all'interno di questo schema anche Più Europa che appunto ambiva a riuscire a raggiungere la soglia del 4%, in realtà non ce l'ha fatta, è rimasta al 3,1%. Metto in evidenza, anche per poi legarmi alla slide successiva, tra parentesi in marroncino, i gruppi, diciamo le famiglie politiche europee a cui ognuno dei partiti italiani partecipa, e quindi per la Lega l'ENF, che in realtà nel frattempo ha cambiato anche nome, perché ENF era Europa delle Nazioni e della Libertà, e poi è diventato European Alliance for People and Nations, e attualmente mi pare che il nuovo nome di questo gruppo sia diventato Identità e Democrazia. Quindi è un gruppo evidentemente che si sta ancora definendo in tutte le sue componenti, e che comunque vedremo a livello europeo rappresenta una percentuale molto inferiore rispetto a quella che può rappresentare a livello italiano. Il 5 Stelle invece fa parte dell'Europa della Libertà e Democrazia Diretta, EFDD. Il Partito Democratico ha i Socialisti e Democratici Europei, Forza Italia, Partito Popolare Europeo, e Fratelli d'Italia all'ECR, che è il gruppo dei conservatori e riformisti europei. Un'altra breve nota su questa slide. Come vedete, abbiamo messo i numeri dei seggi che sono stati attribuiti in base ai risultati del 26 maggio. In realtà ci sono comunque tre seggi che andranno attribuiti dopo l'uscita ufficiale del Regno Unito dall'Unione Europea. Questi tre seggi sono stati attribuiti già in base al calcolo dei restanti, dei resti praticamente dei voti, uno alla Lega, uno a Forza Italia e uno a Fratelli d'Italia. Quindi si aumenterà di uno probabilmente il 31 ottobre, ne vedremo poi più in dettaglio cosa succederà in quell'occasione. Una slide in cui appunto ripetiamo brevemente quali sono questi gruppi politici europei, partendo dal più numeroso, che continua ad essere, nonostante una leggera flessione in quanto a risultato totale a queste elezioni, il Partito Popolare Europeo, in cui Forza Italia appunto è il partecipante italiano, ma come vedete ci sono altri grossi partiti popolari europei, da quella CDU tedesca, da repubblicani francesi, popolari spagnoli. I socialisti democratici hanno il PD come rappresentante italiano e ovviamente tutti i partiti socialisti degli altri paesi, da sottolineare la performance molto positiva del Partito Socialista Operaio Spagnolo, che apporta il più alto numero di voti per quanto riguarda questa famiglia. Al terzo posto, non sono qui in ordine appunto di prestazione a queste elezioni, al terzo posto c'è ALDE, l'Alleanza dei Democratici Liberali per l'Europa, in cui appunto confluiscono il Partito Liberale Democratico Tedesco, il Movimento Democratico Francese, Ciudadanos per la Spagna, e appunto En Marche, ancora questa slide non era stata aggiornata, En Marche fa parte di ALDE, e sarebbe entrata più Europa se avesse ottenuto quella soglia del 4%. E il quarto partito in termini di voti sono i Verdi, appunto con la partecipazione dei tedeschi, dei francesi e degli svedesi nella maggior parte dei numeri. Ancora abbiamo il gruppo dei conservatori e riformisti europei, l'ECR, quello di cui fa parte appunto Fratelli d'Italia. Al sesto posto ENF, Europa delle Nazioni e Libertà, che come diciamo ha cambiato nome adesso, con la Lega e tutti gli altri partiti, diciamo, fra cui in primo luogo Rassemblement National della Le Pen, e poi anche il Partito per la Libertà Anti-Immigrazione di Wilders dell'Olanda. E infine, l'ultimo in termini di voti, è l'FDD, l'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta, dove il Movimento 5 Stelle partecipa assieme a UKIP, Allianz für Deutschland, e quindi diciamo questi partiti più estremi, con il rischio comunque che questo partito, a seguito della Brexit, possa poi disgregarsi e diventare numericamente molto più inferiore. Vediamo infatti questa slide proprio per mettere in luce quelle che sono le novità maggiori nella formazione dei gruppi parlamentari di questa nuova legislatura. Come abbiamo detto, appunto, il gruppo della Lega si chiama adesso con un nuovo nome.
dopo di questo abbiamo il Brexit Party di Nigel Farage che è nell'FDD con il Movimento 5 Stelle e Vox che appunto anche non si vedeva bene fino a qualche tempo fa che è il partito di estrema destra spagnolo, in che gruppo sarebbe stato, parteciperà molto probabilmente nel gruppo ECR, gruppo dei conservatori e riformisti europei. Quindi alla fine possiamo avere questa tabella riassuntiva dei risultati delle elezioni a livello di Unione Europea. Come vedete, i partiti che in Italia hanno preso più voti, appunto la Lega in particolare, in realtà a livello europeo fa parte di una famiglia che è solo al sesto posto, e questo ancora una volta per dimostrare che in fondo i risultati europei sono molto più europeisti, molto più aperti a una maggiore integrazione rispetto a quelli che sono a quelli italiani. Al primo posto l'EPP con 179 seggi, seguito da Socialisti e Democratici 152, ALDE 110, Verdi 75 e di seguito gli altri partiti con un numero inferiore. Anche qui abbiamo fatto un piccolo calcolo di quelli che sarebbero i seggi aggiuntivi che risulterebbero a seguito di una Brexit, diventerebbero, diciamo che il risultato più particolare è quello dell'FDD che perderebbe ben 29 seggi in quanto la Brexit Party di Farage fa parte proprio di questa famiglia europea e quindi qualora il Regno Unito uscisse, questa sarebbe la famiglia che risentirebbe di più della Brexit, passerebbero quindi da 44 a 15 seggi. Per gli altri partiti ci sono cambiamenti minori, comunque sempre importanti per ALDE che perderebbe 11 seggi e passerebbe a 99, in quanto appunto il partito diciamo, liberale britannico apporta in maniera determinante ALDE, e alcuni partiti che invece potrebbero beneficiare da questo, come l'EPP che guadagnerebbe 5 seggi in più. Quindi, per elaborare ancora un po' su questo impatto della Brexit sulle elezioni, ricordiamo innanzitutto che la Brexit è stata rinviata al 31 ottobre e pertanto il Regno Unito ha preso parte alle elezioni. Se non l'avesse fatto sarebbe dovuto uscire con un no deal dal 1 giugno. Il post-Brexit abbiamo visto che porterà una parziale redistribuzione dei 73 seggi del Regno Unito, secondo le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018. E il numero di parlamentari, appunto, a 705 invece di 751. Ci sono solo alcuni paesi che beneficeranno dei seggi che saranno liberati da quelli del Regno Unito, fra questi l'Italia, appunto, che come abbiamo detto in apertura, avrà 3 seggi in più. Per quanto riguarda poi la storia della Brexit è tutta da vedere e non mi lancerei una previsione in questo momento, visto che la situazione è abbastanza confusa ancora nella scelta di un nuovo leader del partito appunto dei Tory in Inghilterra. Ultima slide, quella che invece narra brevemente le tappe del calendario istituzionale per i prossimi mesi. Allora, dopo il weekend delle elezioni, come sapete, si è votato in giornate diverse in vari paesi europei, dal 23 al 26 maggio, la prossima data, diciamo, fondamentale è la fine dell'ottava legislatura del Parlamento europeo, quel 1 luglio, che sarà seguito poi dal 2 al 4 luglio dalla prima plenaria del Parlamento, che dovrà eleggere il Presidente del Parlamento europeo, nonché i 14 vicepresidenti e i questori dell'Assemblea. E quindi è fondamentale che per la scelta del Presidente del Parlamento si possa avere già un'idea, quantomeno indicativa, di quelli che potrebbero essere anche i presidenti delle altre istituzioni fondamentali, cardini dell'Unione Europea. Ed è proprio per questo che il Consiglio Europeo si riunisce giovedì e venerdì di questa settimana, il 20 e 21, anche fra le altre cose per discutere di una possibile scelta, di una possibile identificazione di questo nome del presidente della Commissione Europea. Le previsioni ci dicono che non si riuscirà a trovare un accordo a questo Consiglio, quindi è probabile che un altro Consiglio europeo si possa straordinario, possa essere indetto prima della data del 1 luglio, quindi potrebbe essere proprio alla fine del mese di giugno, il 30 giugno, per vedere, fare un ultimo tentativo per cercare di trovare un accordo su un nome per la presidenza della Commissione europea. Se ci fosse un accordo su quel nome, evidentemente sarebbe più facile poi anche decidere il presidente del Parlamento europeo, per tutta una serie di giochi ad incastro, secondo il quale
ovviamente lo stesso paese non dovrebbe avere più di una o due cariche. Noi sappiamo per esperienza che l'Italia ne ha avute tre in contemporanea, è una cosa che sicuramente non si ripeterà per l'Italia e probabilmente non si ripeterà per altri paesi. Sta di fatto che questo gioco di incastro fra nazionalità, fra dimensioni del paese, fra collocazione geografica, fra gender, fra appunto sesso maschile o femminile, sicuramente giocheranno un ruolo molto importante per la scelta di questi nomi. Dal 15 al 18 luglio il Parlamento voterà la candidatura a Presidente della Commissione europea a maggioranza assoluta e poi passiamo a settembre, perché appunto nel periodo 16-19 settembre si avvierà la procedura d'esame dei candidati a comporre la squadra della nuova Commissione. Sappiamo per esperienza del passato che queste audizioni possono rivelarsi anche molto challenging, molto difficili, impegnative per i candidati commissari che potrebbero trovarsi di fronte a delle domande piuttosto complesse e magari non semplici da sviluppare, quindi un momento molto importante in cui proprio l'importanza del ruolo del Parlamento è messo in piena funzione. Dal 16 al 19 quindi questa procedura d'esame, poi passiamo a ottobre quando dal 21 al 24 bisognerà votare proprio la fiducia ai nuovi commissari europei che si insedieranno poi dal 1° novembre come nuova Commissione europea. Quindi 31 ottobre fine del mandato di Juncker e della sua Commissione, nonché fine del mandato anche della BCE di Mario Draghi, ed è anche il termine ultimo per attuare la Brexit. Quindi 31 ottobre è una giornata di grande importanza per il futuro dell'Europa e abbiamo detto le cariche importanti, appunto quella del Presidente della Commissione, quella del Presidente del Parlamento, quella del Presidente del Consiglio che anche dovrà sostituire Donald Tusk, ma non dimentichiamo che ci sono altre due cariche molto importanti, come quella appunto dell'Alto Rappresentante, Vicepresidente della Commissione, che attualmente è detenuto da un'italiana, da la Mogherini, Federica Mogherini, e che quindi anche potrà essere diciamo un elemento fondamentale per questo gioco di scambi, di incastri, e poi appunto il nuovo presidente della BCE. E anche su quello, diciamo, pur non essendo un'istituzione in questo senso prettamente europea, però la scelta di quel nome determinerà in qualche modo anche poi l'equilibrio di tutti gli altri nomi. Io mi fermerai qui. Non vedo nella tabella a lato delle domande già scritte, per cui a meno che non ne appaiano adesso, io passo la parola a Claudia Salvi. Sì, dottor Borrelli, grazie mille per questo intervento e questo primo quadro d'insieme di quello che succederà in futuro. Volevo chiedere ai partecipanti se tramite chat avete domande da rivolgere al dottor Borrelli prima di passare alla seconda presentazione, che sarebbe quella del presidente Pier Virgilio D'Astoli, appunto il presidente del Movimento Europeo in Italia, che ci parlerà di quale Italia per quale Europa. Chiedo intanto al Presidente. Mi sentite? Mi vedete? D'Astoli di collegarsi, quindi di attivare sia il video che il microfono. Adesso cercano di fare tutto. Perfetto. Ti sentiamo poco, Ascolta, a ti me c'è anche vediamo Paolo. male, devi abbassare un po' la Buonasera a webcam. tutti. Ecco qui, perfetto, ora ti vediamo. Ci sono domande per Vito Borrelli? Buonasera a tutti, No. quindi io mi oscuro e vi lascio la parola. Sì, le avevo chiesto, ma vedo che non ci sono domande, quindi andiamo avanti. Poi, casomai, noi abbiamo già pensato uno spazio per le domande, diciamo, alla fine di tutte le presentazioni. Io devo Quindi parlare andiamo avanti. di una politica che non è molto semplice, che è quella di quale Italia per quale Europa. E come tutti voi sapete, le istituzioni europee, nel senso dell'insieme del processo decisionale, hanno un'influenza determinante sulla vita di tutte le nostre società. Qualcuno dice che l'Unione Europea impone dei vincoli. Io dico che l'Unione Europea fissa delle regole, che le regole, soprattutto in tutte le nostre democrazie,
sono fatte per difendere soprattutto i più deboli e non i più forti, che un sistema nel quale non esistono regole è un sistema nel quale prevalgono i più forti rispetto ai più deboli. Quindi l'Unione Europea stabilisce da anni delle regole, che siano quelle del trattato, che siano i regolamenti e le direttive che vengono in buona parte adottate insieme dal Consiglio e dal Parlamento, e quindi l'Italia, come gli altri paesi, in qualche modo vive all'interno di questo sistema ed è positivamente condizionato da questo sistema. Con l'inizio della nuova legislatura l'Italia dovrà affrontare una serie di tematiche che le consentono di partecipare in maniera attiva, ma anche in maniera positiva, traendone dei vantaggi, cioè sfruttando il valore aggiunto dell'integrazione europea, su una serie di tematiche che saranno al centro della prossima legislatura. Ve ne cito soltanto quattro. La prima, come voi sapete, una buona parte del bilancio europeo, quello che coprirà il periodo di tempo dal 2021 in poi, circa la metà, sarà coperta per finanziare i fondi relativi alla coesione sociale, economica e territoriale, e le istituzioni europee stanno già attivandosi per modificare i regolamenti che riguardano il fondo appunto di coesione sociale, economica e territoriale. Se l'Italia vuole sfruttare meglio di quanto abbia fatto in passato, dato che noi sappiamo che alcune delle regioni italiane nel passato non sono state in grado di sfruttare al meglio le risorse provenienti da Bruxelles, l'Italia deve adeguare il proprio sistema interno in modo tale da consentire alle regioni di utilizzare meglio, come dicevo prima, di quanto abbiano fatto in passato i fondi comunitari. Quindi abbiamo un anno e mezzo di tempo fino alla fine del 2020 perché l'Italia tenga conto dell'esperienza passata, in qualche caso di un'esperienza negativa, e in qualche modo adatti il suo sistema interno. Si era istituita per esempio una cabina di regia a livello nazionale, tenendo anche conto per esempio che nella nuova programmazione finanziaria si darà uno spazio abbastanza importante anche alla cooperazione interregionale. E quindi bisognerà fare in modo che le regioni italiane siano capaci di collaborare con altre regioni, non soltanto con regioni italiane, ma anche con regioni di altri paesi. Il secondo tema sul quale l'Italia dovrà in qualche modo strutturarsi, organizzarsi in maniera diversa, tutto il tema relativo alla politica dell'ambiente o in modo più generale alla lotta al cambiamento climatico e alla realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, cioè in particolare quella che si chiama l'Agenda 2030. L'Italia per un lungo periodo di tempo è stata in qualche modo disattenta alle regole europee, in qualche caso ci sono state delle regioni che sono state penalizzate e sanzionate per mancato rispetto delle regole europee. È bene che l'Italia, anche da questo punto di vista, si attrezzi in maniera diversa all'inizio di questa legislatura, che vedrà al suo centro l'Agenda 2030. Fra l'altro, il bilancio europeo avrà come tema centrale quello della realizzazione degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Terzo tema, che in qualche modo è legato a questi due, è quello del bilancio. È in corso un negoziato tra il Consiglio e il Parlamento, che avrebbe dovuto concludersi prima della fine della legislatura, ma accordi non ci sono stati e si riprenderà in autunno il negoziato per il bilancio pluriennale che partirà dal 2021, e l'Italia deve determinare la sua posizione. Non basta dire di no a questa o quella proposta, ma l'Italia deve anche essere capace di dire dei sì, cioè dare delle indicazioni positive e costruttive di quello che secondo l'Italia dovrebbe essere il bilancio pluriennale per i 27 o i 28, così come la scorsa settimana il ministro delle Finanze dell'Eurogruppo hanno adottato una proposta per un bilancio autonomo dell'Eurozona, e l'Italia deve anche determinare la sua posizione per quanto riguarda questo bilancio. Quarto tema, che è un tema sul quale si è molto discusso in Italia, è quello dei fenomeni migratori e dell'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. L'anno scorso l'Italia ha contribuito al blocco del negoziato nel Consiglio europeo di giugno per quanto riguarda la riforma del regolamento di Dublino, il che è stato anche questo un danno per l'Italia, perché l'Italia ha un forte interesse a che si riformi il regolamento di Dublino per applicare un sistema di ricollocazione degli immigrati o dei richiedenti asilo.
con l'inizio della legislatura si aprirà il negoziato sulla riforma del regolamento di Dublino e sarà molto utile che l'Italia trovi delle alleanze a livello europeo in modo tale da riformare un regolamento che appare chiaramente non adeguato alla nuova situazione. L'ultimo punto, che è il tema sul quale si discute in queste settimane in Italia, è quello appunto relativo al rispetto delle regole per quanto riguarda il patto di stabilità e di crescita e tutti gli strumenti finanziari adottati dal 2011 in poi, cioè il Fiscal Compact, il Six Pack, il Two Pack, il semestre europeo. È in corso, come voi sapete, una discussione tra l'Italia, il governo italiano e le istituzioni europee concernenti non soltanto il rispetto delle regole per quanto riguarda il disavanzo, ma anche il rispetto delle regole per quanto riguarda il debito pubblico, che l'Italia è il più alto debito pubblico che c'è nell'Unione Europea. Nonostante quello che dice i giornali, non si aprirà nelle prossime settimane una procedura di infrazione. Il tema non riguarda il bilancio del 2019, perché il bilancio del 2019 è quello sulla base del quale si è già fatto un accordo a dicembre dell'anno scorso, ma il tema centrale riguarderà soprattutto il bilancio del 2020, quello che il governo italiano dovrà decidere nel prossimo autunno e sulla base del quale probabilmente ci sarà il maggior dibattito fra le nuove istituzioni europee, a questo punto non più l'attuale Commissione, non più l'attuale Consiglio, l'attuale Parlamento, ma quello che riguarderà i rapporti fra il governo italiano nell'autunno del 2019 e la nuova Commissione con i nuovi commissari. E quindi, nonostante in qualche modo tutto un gran rumore che si fa in questi giorni, tra l'altro da quello che si sa, la lettera che consegnerà il governo italiano mercoledì conterà dei numeri che, per quanto riguarda il bilancio del 2019, che saranno sostanzialmente quelli sui quali c'è stato un accordo fra la Commissione e il governo italiano nel dicembre dell'anno scorso, ma riguarderà piuttosto il dibattito che si deve aprire per quanto riguarda la legge finanziaria relativa al 2020. Quindi siamo tutti rinviati a settembre in qualche modo. Quindi quale Italia, per quale Europa? Alcuni temi vi ho detto, appunto questi qui. Per quanto riguarda quale Europa, si tratta di capire qual è l'immagine che l'Italia ha del futuro dell'Unione Europea. Mi ricordo che ci fu alla fine degli anni 90 un convegno organizzato da Giuliano Amato che si intitolava Europa conviene, col punto interrogativo, e su questo effettivamente vale la pena di aprire un dibattito. Noi siamo convinti, un momento, che non soltanto Europa conviene, ma che Europa in qualche modo offre tutta una serie di opportunità e di valori aggiunti che non possono essere offerti a livello nazionale. Pensate per esempio alla prevalenza che c'è oggi nel mondo di forze come gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. È chiaro che in un mondo globalizzato di questo genere o noi agiamo insieme oppure non andremo da nessuna parte. Il prossimo anno noi ospiteremo varie riunioni internazionali, fra l'altro l'Italia è candidata anche al COP26, cioè a quella riunione intergovernativa che riguarda il cambiamento climatico. Se l'Italia vuole giocare un ruolo deve cercare delle alleanze anche a livello europeo, nel G7, nel G20, sono tutte alleanze per le quali se l'Italia riesce a trovare degli alleati può effettivamente parlare con una voce più forte nelle istanze internazionali. Se l'Italia è isolata, evidentemente questo danneggerà molto anche la difesa dei nostri interessi a livello europeo. Poi in questi termini si colloca la questione di quale Italia, per quale Europa. Il risultato delle elezioni europee, come ha sottolineato Borrelli, ha mostrato come i partiti pro-europei siano ancora oggi la grande maggioranza del Parlamento europeo, che fra l'altro i nazionalisti sono divisi per ora in tre gruppi e molto probabilmente con il Brexit i gruppi si ridurranno a due, perché il gruppo al quale appartiene oggi il Movimento 5 Stelle, il partito Brexit Today, perderanno i 29 eletti di Farage. Quindi, siccome nel Parlamento europeo un gruppo deve avere almeno 25 membri, i deputati dell'attuale gruppo FDD andranno tutti nel gruppo dei non iscritti. Quindi avremo due gruppi sovranisti divisi fra di loro che rappresenteranno poco più del 20% del Parlamento europeo e quindi una massa critica che non consentirà loro di organizzare delle minoranze di blocco, e questo avviene anche nel Consiglio europeo, perché il Consiglio europeo nomina le nuove cariche, per
Presidente del Consiglio europeo, Presidente della Commissione, Alto rappresentante della politica estera e Presidente della BCE a maggioranza qualificata, all'interno della quale il gruppo dei paesi sovranisti non può formare una minoranza di blocco. Quindi, come ha detto il Presidente Tusk, queste decisioni possono essere prese a maggioranza qualificata ed è fortemente probabile che appunto queste decisioni saranno prese e i sovranisti che rappresentano un elettore su cinque a livello europeo non avranno la possibilità di mettere il veto su delle decisioni che saranno prese invece dai governi e poi all'interno del Parlamento europeo da una maggioranza qualificata. È in questi termini che si pone l'inizio della nuova legislatura. Vedremo cosa succederà il 2 luglio. Sarà molto interessante vedere chi sarà il Presidente del Parlamento europeo, perché il Presidente del Parlamento europeo non è più soltanto uno speaker, ma è ormai una figura politicamente molto rilevante, tra l'altro partecipa anche in parte all'Unione del Consiglio europeo, quindi la decisione del Presidente del Parlamento europeo in qualche modo ci darà l'indicazione anche di come si formerà la maggioranza nel nuovo Parlamento e di quale sarà il ruolo che sarà giocato dalle delegazioni italiane nel Parlamento europeo, che in questa legislatura avevano un certo ruolo, nella prossima avranno un ruolo meno importante perché il loro numero è diminuito nel prossimo Parlamento. Quindi saremo in qualche modo più marginali rispetto all'ottava legislatura che si concluderà il 1 luglio. Io mi fermerei qui. Perfetto, grazie per questa presentazione. Può chiedere ai partecipanti se avete domande da rivolgere al Presidente D'Astoli. Vedo che stanno digitando, attendiamo qualche minuto prima di passare la parola al dottor Ponzano. Vedo che qualcuno sta digitando, però non so se si tratta di una domanda oppure di altro. No, sembra che non ci siano domande. Comunque, ripeto, poi alla fine di queste presentazioni lasceremo uno spazio per le domande. Quindi andiamo avanti con l'intervento del dottor Paolo Ponzano, che è il segretario generale del Movimento Europeo in Italia, che ci parlerà invece dell'agenda strategica 2019-2024, su quali priorità dovrà concentrarsi l'Unione Europea? Appunto è questo che ci spiegherà brevemente ora il dottor Ponzano. Volevo chiedere al dottor Ponzano se cortesemente può tenere più vicino il microfono alla bocca, perché abbiamo avuto un po' di difficoltà a sentire il dottor Dastoli. Mi sentite adesso? Sì, la sentiamo, avvicini un po' il microfono di più alla bocca, parli anche ad alta voce. Sì. Ditemi Mi fa una prova? se così va bene. Buongiorno a tutti. Sì, a noi va bene, lo chiediamo anche ai partecipanti, se cortesemente ci scrivete nella chat se sentite bene oppure no, così facciamo una verifica veloce. Va bene, io vado avanti e mi dite se c'è qualcosa da modificare nella mia Visto, locuzione. c'era una domanda da parte di Giancarlo Otzinger che ci dice la proposta di Enrico Letta, Presidente del Consiglio, era una provocazione, una boutade o era qualcosa di serio? Non so se Vuole vuole rispondere lei? rispondere io o chiedo a Virgilio D'Astro di rispondere. Per quanto io ne sappia, la proposta di Enrico Letta era una proposta che era stata formulata e aveva una sua validità in occasione della scorsa elezione dell'ultimo Presidente del Consiglio europeo, quando effettivamente il nome di Enrico Letta era stato fatto da alcuni Stati membri. E quindi se l'Italia avesse dato il suo appoggio a questa candidatura avrebbe avuto una chance di essere eletto. Credo che oggi, con la sua funzione di accademico, non abbia, diciamo, non è stato, da quanto si sa, proposto ufficialmente da un governo di uno Stato membro e chiaramente con l'orientamento attuale del governo italiano sarebbe difficile che l'Italia, anche se
fosse contrario ai suoi interessi veri, appoggerebbe che l'Italia appoggi la candidatura di Enrico Letta. Quindi credo che era una cosa seria 5 anni fa, oggi è più una boutade. Andiamo avanti con la presentazione. Allora, dovrei parlarvi quindi delle priorità che si fisseranno nell'Unione Europea e che il Consiglio Europeo sta già elaborando, perché in base ai trattati, in particolare all'articolo 15 del Trattato di Lisbona, il Consiglio Europeo dà degli orientamenti politici generali e stabilisce delle priorità. Questo non vale necessariamente per i 5 anni, ma è una pratica che ormai si è formalizzata già da parecchie legislature, in cui i capi di Stato, sotto l'impulso del Presidente del Consiglio Europeo, elaborano delle priorità, che non sono vere e proprie priorità legislative, per 2 ragioni. Perché il diritto di iniziativa legislativa spetta alla Commissione Europea, quindi è la Commissione che deve, una volta che sarà entrata in funzione, dovrà dire quali sono le sue priorità legislative, cioè gli atti legislativi che intende proporre durante la legislatura. E secondo, il Consiglio Europeo stesso non ha funzioni legislative, quindi sarebbe improprio che il Consiglio Europeo determinasse le priorità legislative dell'Unione Europea, che spettano quindi a un'altra istituzione. Quello che il Consiglio Europeo fa è di dare un quadro generale di temi, di argomenti che considera prioritari dal punto di vista dell'attività futura dell'Unione Europea, e questo esercizio non è sempre soddisfacente, perché la prima ragione è che il Consiglio Europeo deve mettersi d'accordo alla unanimità. Quindi trovare un consenso tra 27 Stati per sapere quali sono le priorità della prossima legislatura è già un esercizio che non è facile. Pensate al fatto che se il Consiglio Europeo dovesse determinare che la politica di migratoria è una priorità, ci sarebbero alcuni Stati membri che non la considerano come tale. Quindi già il fatto di doversi mettere d'accordo all'unanimità per dire, per esempio, che occorre riformare il trattato di Dublino, troverebbe delle difficoltà immediate, perché alcuni Stati membri non ritengono che la riforma dell'accordo di Dublino sia una priorità, dato che non hanno nessuna intenzione di modificare l'accordo di Dublino per ripartirsi obbligatoriamente tra di loro le quote di migranti o di rifugiati. Quindi questa è una prima difficoltà, cioè trovare dei temi sufficientemente generali per non disturbare nessuno. Dottor Ponzano, scusa se la interrompo. Dovrebbe allontanare un attimo il microfono dalla bocca, perché sentiamo disturbato. Mi può provare? Ecco. Così va bene? Va meglio. Così va meglio? Sì, grazie, va molto meglio, grazie. Chiedo scusa. Va bene, allora continuo, dicevo, la prima difficoltà è questa di non poter mettersi d'accordo su temi molto specifici, perché questi contraddirebbero le opinioni di alcuni Stati membri, e questo conduce a fissare delle priorità generali su cui trovare poi un accordo unanime. Queste difficoltà sono confermate dal fatto che nell'agenda che il Presidente del Consiglio Europeo ha già elaborato e che, di cui ho un progetto che risale al 7 giugno, e sul quale dovrebbe pronunciarsi poi il Consiglio Europeo alla fine di questa settimana,
il 20 e il 21, ci sono dei temi, quattro temi prioritari di ordine molto generale. Queste quattro priorità, ve le elenco, sono la protezione dei cittadini e delle libertà. Tema che non sembra controverso, dato che è espresso in termini così generali. Il secondo è lo sviluppo di un'economia robusta e dinamica. Il terzo è la costruzione di un futuro più verde, più inclusivo e più giusto. E su questo anche è difficile non essere d'accordo. E il quarto è la difesa degli interessi europei e dei valori dell'Unione Europea sulla scena internazionale. Quindi vedete già dal titolo di queste quattro grandi priorità qual è la genericità di queste agende europee che servono essenzialmente agli Stati membri per cercare di circoscrivere, diciamo, l'azione futura delle altre istituzioni e della Commissione europea in particolare su alcuni temi su cui si può dire che gli Stati membri sono unanimemente d'accordo per considerarli prioritari. Ma anche questi temi così generici non sono facilmente, non trovano facilmente l'accordo di tutti i 27 o 28 Stati membri, perché ci sono già delle richieste di alcuni Stati che ritengono che la descrizione di queste quattro priorità è troppo difensiva, non è sufficientemente, non dà un messaggio di ambizione per l'Unione Europea e quindi hanno chiesto degli emendamenti. Per farvi un esempio, non voglio entrare in tutti gli emendamenti che sono stati proposti, ma per esempio alcuni hanno chiesto perché non fare un riferimento allo Stato di diritto, Stato di diritto dove sapete che alcuni Stati dell'Europa centrale, la Polonia e l'Ungheria in particolare, non rispettano veramente la separazione tra il potere giudiziario e il potere esecutivo e quindi mettono a rischio l'applicazione di uno dei fondamenti della democrazia, almeno a livello nazionale, qual è la separazione dei poteri tra il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario. E la Commissione europea, come sapete, ha aperto delle procedure di infrazione nei riguardi della Polonia in particolare per non rispetto appunto dello Stato di diritto. Naturalmente questa agenda proposta dal Presidente del Consiglio europeo, che peraltro è della stessa nazionalità dello Stato che è sotto nel banco degli accusati, ha logicamente portato a sfumare questo elemento come una priorità e quindi si parla essenzialmente di valori europei in generale senza parlare specificamente del rispetto della separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Anche su un tema che generalmente tutti condividono come prioritario, qual è il cambiamento climatico, non c'è l'accordo per dire, per mettere in questa agenda di priorità una data per raggiungere la cosiddetta neutralità energetica dell'Europa nel 2050. Siccome l'Europa si è impegnata in base agli accordi di Parigi di ridurre progressivamente le emissioni di anidride carbonica, quindi di realizzare una, come si dice, un'economia che non dipenda più dalle energie fossili, ma da nuove fonti di energia, dovrebbe essere facile mettersi d'accordo sul fatto di indicare una data
alla scadenza della quale l'Europa sarebbe libera, diciamo, carbonio free, come si dice, senza nitrite carbonica, senza emissioni di anidride carbonica, ma anche su questo obiettivo non c'è accordo per fissare una data. E quindi probabilmente anche questo elemento prioritario non si troverà nel testo finale che sarà concordato dai capi di Stato il 20 e 21 giugno prossimo. Poi ci sono delle domande che vengono particolari da alcuni stati. Pensate che la Polonia e l'Ungheria vorrebbero un riferimento alla difesa dei cristiani nel mondo, come se fosse una priorità dell'Unione Europea difendere, diciamo, i membri di una religione, sia pure la più importante, che è quella su cui si fondano del resto le radici dell'Europa, ma indicarla come priorità in una lista generica di temi sembra difficile trovare che si trovi un accordo su questo. La Spagna, per fare un esempio, vorrebbe un riferimento alla politica di concorrenza che dovrebbe essere preservata contro le ambizioni francesi e tedesche di rivedere le regole di concorrenza per fare i cosiddetti campioni europei di politica industriale. Questi due paesi ritengono che le regole attuali impediscono la formazione di gruppi industriali europei e quindi vorrebbero rivedere le regole di concorrenza. La Spagna, per proteggere invece la politica di concorrenza, vorrebbe che sia indicata come priorità, ma anche qui le chance sembrano inesistenti. Gli altri temi, come vi ho detto, sono temi, c'è stata tutta una discussione sul fatto di determinare la politica migratoria, se bisognava dire che l'Unione Europea decide chi mette piede sul territorio europeo, oppure se l'Unione Europea deve decidere chi entra nell'Unione Europea. Sono tutte formulazioni che cercano di essere il più generiche possibile proprio per non pregiudicare una politica migratoria già orientata in un certo senso, come vi dicevo prima, cioè nella riforma del regolamento di Dublino, no. Alcuni stati si sono dichiarati delusi dal fatto che non c'è alcun riferimento al pilastro europeo dei diritti sociali, quello che fu adottato a Gothenburg un paio di anni fa, in cui si diceva che alcuni principi come un'indennità europea di disoccupazione oppure un reddito minimo europeo dovrebbero diventare una legge europea. Perché per ora si tratta di principi che sono difesi e sostenuti da tutti gli Stati membri, ma che non sono ancora tradotti in leggi europee. Quindi sarebbe normale che in una lista di priorità, anche per coerenza con quello che è già stato deciso dagli stessi capi di Stato e di Governo, ci fosse un riferimento alla trasposizione in leggi europee dei principi del pilastro sociale europeo. Alcuni stati chiedono di rafforzare la sezione dell'Unione Economica e Monetaria, che non è, come si dice, non è una delle quattro priorità, almeno non le quattro grandi di cui vi parlavo, perché, come vi ho detto, sono indicate in modo più generico. Ora, come sapete, c'è tutta una discussione che è sfociata nella conclusione dell'Eurogruppo del 13 giugno se e come creare un bilancio aggiuntivo per la zona euro. La decisione del Consiglio dei Ministri dell'Eurogruppo è stata molto sfumata perché non menziona né l'elemento, diciamo, su quale base giuridica sarà creata, su
questo bilancio e soprattutto quale sarà l'ammontare della somma da consacrare a questo bilancio. Perché se si tratta di per 7 anni di aggiungere una ventina di miliardi al bilancio europeo attuale, non è un grande cambiamento di strategia rispetto a quello che è seguito fino ad oggi. Cioè, o si dota o si dà qualche miliardo supplementare per fare investimenti, per fare riforme nazionali che siano poi supportate, quindi appoggiate finanziariamente dal bilancio europeo, oppure si cerca di creare una capacità fiscale nuova nel bilancio europeo, dando all'Europa, come si dice, i mezzi delle sue ambizioni, cioè una capacità fiscale autonoma, cui l'Europa sarebbe dotata di nuove risorse proprie, ma per questo occorre una decisione all'unanimità dei 27 Stati per attribuire al bilancio europeo i proventi, per esempio, di una tassa sulle importazioni di anidride carbonica, la cosiddetta la carbon tax, oppure una tassa sulle società multinazionali, eccetera, eccetera. Quindi sono elementi che resteranno sempre nella ricerca di questo consenso vago e non troppo preciso dei capi di Stato, delle richieste che non troveranno probabilmente eco nel documento finale. L'ultima cosa sul piano. Sano, chiedo scusa, Sì. può alzare un po' la voce ora perché la sentiamo con difficoltà? Sì, adesso mi sentite meglio? Sì, grazie. Io purtroppo ho un tono di voce basso e non è difficile aumentarlo. Comunque cercherò di fare il possibile. Ecco, vi dicevo, l'ultima cosa, magari mi fermo qui aspettando delle domande eventuali. Alcuni Stati membri hanno chiesto che nella parte sulle relazioni con il resto del mondo ci sia un'allusione al fatto che l'Europa è confrontata a delle sfide, se il minimo che si possa dire, di alcune potenze mondiali, gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, per non menzionarle, che cercano di, con politiche che sono più orientate sul bilateralismo, cioè concludere accordi individuali e non con l'Unione Europea, cercano di sfruttare la loro potenza economica per imporre all'Unione Europea degli accordi che non corrispondono necessariamente ai suoi interessi. È più facile negoziare tali accordi con i singoli Stati membri che se si dovesse negoziare un accordo con l'Unione Europea nel suo insieme. Per questo le potenze come Stati Uniti, Cina e Russia, cercano piuttosto di negoziare accordi bilaterali, come è stato anche il caso tra la Cina e l'Italia sulla Via della Seta, piuttosto che concludere accordi globali con l'Unione Europea, in cui questa farebbe valere il suo peso economico. Politico, scusate. Il suo peso economico e politico. Quindi questi alcuni paesi vorrebbero che ci fosse un riferimento nelle priorità del Consiglio europeo alla difesa dell'ordine multilaterale, al fatto che i negoziati si fanno sul piano commerciale globalmente e non singoli con i singoli Stati membri. Ci sono altre richieste, una di quelle è la menzione dell'Africa come nostro partner speciale con cui concludere una specie di piano Marshall o di piano per lo sviluppo, oppure riferimenti all'Alleanza Atlantica, riferimenti alla cooperazione internazionale con le Nazioni Unite, finora solo quest'ultimo riferimento alle Nazioni Unite è stato aggiunto dal Presidente del Consiglio europeo in questa lista di priorità. La Commissione europea, per quanto ha potuto fare, ha chiesto che ci sia
di inserire fra le priorità l'adozione, cosa che sembra ovvia, del quadro finanziario pluriennale, visto che questo programma deve essere finanziato e quindi bisogna sapere se gli Stati membri sono disponibili a dargli una priorità per avere un bilancio più sostanzioso di quello deciso l'ultima volta e se quindi ci sono, se l'Unione Europea ha, come si dice nella versione attuale, vuole darsi i mezzi di realizzare le sue ambizioni, raggiungere i suoi obiettivi e completare le politiche che ha messo in opera finora. Ultimo riferimento, solo alcuni Stati membri sono d'accordo per inserire una richiesta di modificare la regola dell'unanimità in alcuni settori come la politica fiscale e la politica estera, mentre altri Stati membri non vorrebbero che si menzionasse l'applicazione di questa clausola prevista dal Trattato di Lisbona che permetterebbe di passare al voto a maggioranza senza una riforma dei trattati. Io mi fermerei qui e aspetterei le domande. Grazie. Dottor Ponzano, grazie mille per questo intervento. Ci sono però delle domande. Allora, la prima domanda ce la fa Fabiola Fornaciari, che dice: l'agenda tiene conto dell'agenda 2030 degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU, tenendo conto contemporaneamente dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale e della crescita economica? Vogliamo cominciare lei. Il tema, sì, preferisce rispondere volta per volta? Rispondo Sì, facciamo prima la prima domanda volta e per volta. poi la seconda. Sì, come le dicevo, il riferimento alla priorità del cambiamento climatico e delle politiche che rendano la politica globale dell'Unione Europea più verde, come si dice, cioè più orientata verso lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale, è una delle quattro grandi priorità e non potrebbe non essere tale, visto che quasi tutti gli Stati membri o tutti gli Stati hanno sottoscritto gli accordi di Parigi, quindi sono tutti d'accordo per andare in questo senso, ma non ci sono delle specificazioni così concrete, come vi dicevo, quella di arrivare a un obiettivo di zero emissioni di anidride carbonica nel 2050, perché alcuni stati lo ritengono troppo ambizioso. Quindi c'è il tema generale, ma non si entra nei dettagli delle misure che permetterebbero di raggiungere questo obiettivo. Perfetto. Seconda domanda. Andrea Cosentino voleva sapere se i soldi non spesi fino al 2019 dei fondi indiretti ridurranno i fondi del 2019-2024 stanziati dall'Europa. Risponde. Se si tratta di soldi previsti dal quadro finanziario e che non sono spesi, perché gli stati non hanno finanziato certi programmi, per esempio dei fondi regionali, come avviene spesso in Italia, naturalmente salvo decisione di riporto di questi fondi nel futuro quadro finanziario, questi soldi vengono a perdersi, nel senso che ritornano questi soldi previsti nel bilancio dell'Unione Europea e non utilizzati, come dicevo, quindi salvo decisione di riutilizzarli, quindi di introdurli, di aggiungerli alle previsioni di spese per i prossimi 7 anni, si tratta di soldi che vanno persi. Quindi ci vuole una decisione di riallocazione dei soldi non ancora utilizzati dagli Stati membri in base al programma, al quadro pluriennale che scade alla fine del prossimo anno. Perfetto, grazie. Abbiamo ancora una domanda di Giovanni Serra che rivolge una domanda a tutti i relatori. Allora, la prima domanda è:
Ritenete che quella attuale possa essere considerata una fase di stallo nel progetto dell'Unione Europea? Se sì, pensate che possa essere sensato rilanciare con un progetto più coraggioso come gli Stati Uniti d'Europa? La seconda domanda, ritenete visionaria la prospettiva di rilanciare nella nuova legislatura il tema del partenariato euro-mediterraneo? Ecco, volevo appunto invitare ora anche gli altri relatori eventualmente a dire la propria su queste due domande. Non so se sono ancora in linea il dottor Borrelli e il presidente D'Astoli. Intanto se vuol cominciare, ecco, il dottor Borrelli è apparso. Salve. Allora, chi vuole rispondere alla prima domanda? Ritenete che quella attuale possa essere considerata una fase di stallo nel progetto dell'Unione Europea? Se sì, pensate che possa essere sensato rilanciare con un progetto più coraggioso come gli Stati Uniti d'Europa? Chi risponde? Se vuole, le do una mia prima risposta, ma il presidente D'Astoli è lì per completarla e eventualmente aggiungere qualcosa. Secondo me siamo stati e siamo ancora in una fase di stallo, nel senso che le istituzioni europee, pur avendo fatto proposte per ampliare le competenze dell'Unione e per anche il Parlamento europeo per discutere nuove azioni, alcune nel quadro del Trattato di Lisbona, alcune per modificare questo trattato, però non le hanno ancora messe sul tavolo di una discussione, di una conferenza diplomatica dei 27 Stati, né si è pensato ad un'azione più ambiziosa, quale quella di procedere, di andare avanti solo tra alcuni membri, tra un gruppo di paesi dell'Unione Europea, lasciando, diciamo, dietro gli stati che non sono ancora pronti o non ritengono che siano, le circostanze siano mature per fare un salto verso gli Stati Uniti d'Europa, verso il progetto che nei trattati si identifica come quello di un'unione sempre più stretta. Bisogna vedere se l'esistenza in seno al Parlamento europeo di una minoranza più combattiva diciamo, di paesi e di deputati più euroscettici, spingerà i membri della maggioranza europeista a battersi con maggiore vigore per realizzare dei progressi che possono essere sia l'adozione di misure che finora sono state tralasciate, sia quello di riformare i trattati e di lanciare una fase di costituente, come si dice, una fase costituente che possa permettere al Parlamento europeo di proporre una riforma più generale dei trattati. Quando i partiti europeisti hanno di fronte a loro degli avversari, diciamo, più con cui il dibattito è più vivace, ci possono essere due possibilità: o quello di rinunciare a delle progressi per non creare. Difficoltà in seno al Parlamento o al contrario di Sì, grazie sentirsi stimolati a mille. chiedere dei progressi più Dottor importanti. Borrelli, vuole In aggiungere questo modo, qualcosa? se i partiti europeisti faranno come noi Dottor Borrelli, eccomi la qua. faccio sentire la scelta, Brevemente, per potremo un attimo rilanciare il completare le risposte processo già date, vorrei costruttivo. avere una risposta che riguarda sia la domanda Lascio a lei solo la possibilità di completare. sulla fase di stallo. Io fondamentalmente più che una fase di stallo vedo un'Europa a metà del guado, preferisco questa immagine, un'Europa che ha fatto molto nei suoi primi anni, nei suoi primi anni dalla sua Costituzione e che però deve ancora fare altrettanto. E di conseguenza è un momento questo in cui sento un vento di fondo, non so cosa sia,
un'Europa che deve decidere a questo punto se per risolvere quelle che sono le sfide globali, che riguardano un po' tutte le tematiche dall'ambiente, dalla sociale, dal commercio internazionale, è più utile unirsi maggiormente o sia più utile invece ritirarsi all'interno del proprio paese e cercare di affrontare singolarmente queste sfide. E credo che il risultato di queste elezioni abbia dato una risposta in senso di c'è bisogno di una maggiore unità, perché come abbiamo detto in apertura c'è comunque una prevalenza di partiti comunque pro-europeisti. Detto ciò, la prospettiva di Stati Uniti ed Europa in questo momento probabilmente è un po' troppo ambiziosa, visto che comunque a livello politico ci sono molti stati che se la sentono, non è il momento giusto per probabilmente andare così avanti, questa accelerazione in avanti così forte. Quello che è importante è dare un segno di continuità e non di retrocedere. Questo sarebbe già un segnale molto positivo oggi, nel 2019, all'indomani di elezioni europee. Per quanto riguarda poi l'agenda strategica dell'Europa, e lì vorrei rispondere anche alla domanda di Maurizio Potente e anche a quella precedente che era stata fatta sull'Agenda 2030, io direi che proprio quello che è stato messo a punto in occasione del vertice informale di Sibiu, che sono questi punti strategici per il futuro dell'Europa, per i prossimi 10 anni dell'Europa, inglobano in qualche modo tutte quelle che sono gli obiettivi, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, a partire appunto da un'Europa più dinamica, un'Europa più equa, e qui mi rifaccio appunto ai principi fondamentali delle politiche sociali, un'Europa basata sul lavoro, sullo sviluppo sostenibile, sulla salute, sull'istruzione. Quindi questo è uno dei 4 punti essenziali che sono stati messi in luce dai leader europei in occasione della conferenza di Sibiu. Quindi un'Europa più dinamica economicamente, un'Europa più equa, un'Europa più sostenibile e un'Europa più influente sullo scacchiere internazionale. Sono questi, pur declinati in maniera diversa rispetto ai 17 obiettivi dell'Agenda 2030, che comunque fanno in qualche modo coincidere gli obiettivi dell'Unione Europea con quelli delle Nazioni Unite. Mi fermo qua. C'era però ancora una domanda, sempre di Giovanni Serra, dice: ritenete visionaria la prospettiva di rilanciare nella nuova legislativa il tema del partenariato euro-mediterraneo? È vero, dimenticavo quella parte. Onestamente mi pare che non si sia mai cessata questa spinta verso una collaborazione più rafforzata con i partner del Mediterraneo. È diventata parte forse di una politica più ampia che quella del vicinato, che quindi ha in qualche modo elargito sforzi e finanziamenti in qualche modo proporzionati sia ai vicini dell'est che ai vicini del sud, però non si è mai persa di vista l'importanza strategica e a maggior ragione negli ultimi anni, alla luce della grave crisi legata alla migrazione, che appunto viene per gran parte alimentata proprio dal bacino del sud del Mediterraneo, non si è mai persa di vista l'importanza di questo partenariato euro-mediterraneo. Naturalmente l'Italia in questo ha un ruolo fondamentale, perché proprio la sua posizione geografica la pone come un ponte tra l'Europa e l'Africa, e di conseguenza dovrà in questo senso cercare di fare di tutto per cercare di mettere sempre nell'agenda dell'Unione Europea, portare all'attenzione l'importanza appunto di un partenariato rafforzato con i paesi del Mediterraneo. Chiedo ai partecipanti se ci sono altre domande. Diciamo che siamo quasi in chiusura e in attesa di vedere se ci sono altre domande, volevo ringraziare i relatori, il dottor Borrelli, il dottor Ponzano, il presidente D'Astoli per questi interventi. Volevo anche ringraziare le mie colleghe Stefania Mulas e Raffaella Scordino, che non vedete ma che ci stanno seguendo e ci hanno aiutato ad organizzare questo webinar. Vedo che c'è il presidente D'Astoli, vuole dire qualcosa? Presidente D'Astoli, vuole aggiungere qualcosa? Sì.
Pronto? Sì, mi sentite? Ecco, no, volevo dire, se noi rileggiamo l'elenco delle cose che ci ha detto Ponzano, di tutte le proposte, diciamo così, molto articolate, se posso usare un'espressione, diciamo così, positiva, che i governi hanno presentato a Tusk, evidentemente dobbiamo trarre la conclusione che se non ci affidiamo al Consiglio europeo, l'Europa continuerà a rimanere in mezzo al guado. Tra l'altro il Consiglio europeo, con una buona dose di arroganza, se mi consentite questa espressione, dice che questo documento rappresenta le linee guida per tutte le istituzioni europee. Ora è evidente che se noi ci basiamo su queste quattro pagine di proposte contraddittorie l'una dall'altra non andiamo a nessuna parte, non ci possiamo affidare al Consiglio europeo. E la speranza, come ha detto anche Ponzano, è che nel Parlamento europeo emerga invece una maggioranza politicamente determinata. Io sono convinto che questo così sarà, e così è stato anche nelle scorse legislature in cui il Parlamento europeo, basta vedere il documento che ha fatto il Parlamento europeo alla fine di questa legislatura facendo la lista delle cose che sono avvenute grazie al Parlamento europeo, le elezioni del 26 maggio a questo sono servite, cioè a costruire una maggioranza politica che sarà quella che determinerà poi il voto di fiducia nei confronti della Commissione, che sarà in grado di far avanzare delle politiche, non certo nel senso che è stato indicato dal Consiglio europeo. Il testo di Silvio, da punto di vista ambientale, è un vero scandalo, perché non c'è nessun impegno su quel testo, così come non c'è nessun impegno nella agenda strategica per quanto riguarda la riduzione del carbonio nell'Unione Europea. E quindi bisogna elaborare un altro scenario, che non è quello che è stato indicato dalla Commissione a fine di gennaio, perché se noi mancano solo 10 anni al 2030. Il testo di Silvio, da questo punto di vista, è stato fortemente contestato da tutte le organizzazioni della società civile, che hanno trovato che quello che è stato ha rappresentato un considerevole passo indietro. Allora bisogna mettersi da parte quello che non è avvenuto al vertice in Romania e guardare invece al futuro, perché soltanto mettendo veramente al centro il tema degli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della lotta al cambiamento climatico, noi possiamo andare avanti in questa direzione. L'ultima considerazione: purtroppo nel programma di questo governo, nel contratto di governo, la parola Mediterraneo è assente, così come la parola Mediterraneo è stata assente al discorso di fiducia del Presidente Conte a giugno dell'anno scorso. Per cui il Mediterraneo è certamente importante per l'Italia, però per ora questo governo non l'ha ancora considerata come un suo obiettivo strategico. Spero Perfetto, bene che le cose possano grazie mille mutare per nelle questa prossime settimane, ulteriore nei prossimi mesi, perché precisazione. certamente Io l'Italia ha un direi che interesse se non ci strategico sono sul altre Mediterraneo e da domande questo punto di possiamo vista chiudere qui il webinar. dobbiamo rilanciare il Ringrazio tutti i progetto attraverso partecipanti per quella idea che si chiama aver l'anello degli amici nei seguito confronti i dei rapporti con i lavori. paesi del Sembra aver anche Mediterraneo, che per sono noi, dopo le strategicamente e economicamente campagne importanti anche per per un le paese elezioni come europee, l'Italia. restituire poi una sorta di feedback su quello che sono stati i risultati. Ringrazio in particolare anche tutti i centri Europe Direct CDE che hanno partecipato a questo appuntamento. E ci vedremo presto. Noi vi anticipo che noi abbiamo un ulteriore appuntamento, ma ormai dopo l'estate, perché nel nostro piano di azione avevamo inserito un webinar sulla plastica. E quindi ci rivedremo sicuramente tra ottobre e novembre con quest'ultimo appuntamento online. Però se dovessero emergere nuove tematiche, sicuramente ve lo comunichiamo. Grazie mille a tutti e a presto. Arrivederci, dottor Borrelli, presidente D'Astoli e dottor Ponzano.